Allora, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo come ospite la dottoressa Rosa Canelli che ci presenta una riflessione sull'efficacia del Next Generation EU per la ripresa dell'economia italiana. Rosa Canelli è una giovane e brillante studiosa che in questo momento è professoressa aggregata presso l'Università del Sannio, dove ha la titolarità del corso di economia internazionale, ma ha svolto una ricca carriera come ricercatrice non solo all'Università del Sannio, ma anche alla Università di Leeds. Correggimi se sbaglio, è la Leeds Business School, vero? Sì, Rossi? Esatto. Sì. È la Leeds Business School, che è stato uno dei centri più interessanti, quantomeno negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda quel filone di riflessione che lavora sulla linea di ricerca apertasi ormai tanti anni or sono a Cambridge, quella dei seguaci, o meglio, degli allievi più diretti di John Maynard Keynes, che nella storia del pensiero economico contemporaneo sono soliti definire come post-keynesiani. A Leeds ha lavorato per molto tempo uno dei più importanti studiosi post-keynesiani della contemporaneità, che è Malcolm Sawyer. Allievo di Malcolm Sawyer è un economista che continua a lavorare sia in Italia che in Inghilterra e che Rosa conosce molto bene, ed è Giuseppe Fontana, che ha lavorato soprattutto per integrare i filoni di ricerca post-keynesiani con altri filoni di ricerca anche più attenti a altri aspetti della ricerca economica su cui non avevano lavorato in particolar modo il gruppo dei post-keynesiani originario. E mi riferisco soprattutto al tema della finanziarizzazione dell'economia. Giuseppe Fontana ha rappresentato un po' lo studioso che ha cercato di combinare la tradizione francese e italica delle teorie del circuito monetario con l'approccio macroeconomico post-keynesiano. Più recentemente ha lavorato per molti anni a Leeds un altro economista italiano che adesso è rientrato in Italia, che è Marco Veronese Passarella, che ha dato anche dei contributi importanti sul versante empirico, ponendo al centro dell'approccio post-keynesiano, che guarda al sistema economico come un'economia monetaria di produzione, anche gli esercizi empirici che trovano origine soprattutto nei lavori di Wine-Godley e che vanno sotto il nome di Stock Flow Consistent Model. Proprio a partire da uno stock flow consistent model su cui hanno lavorato anche Marco Veronese Passarella, Riccardo Realfonso e Giuseppe Fontana, proprio su questo approccio metodologico viene costruito l'esercizio di valutazione delle conseguenze di una politica economica espansiva, quantomeno nei suoi obiettivi, come il Next Generation EU, sulla ripresa dell'economia italiana, di cui oggi Rosa Canelli ci parla. Al centro delle ricerche di Rosa Canelli, oltre a questi argomenti, stanno anche le tematiche che riguardano il ruolo dello shadow banking, che ha cercato proprio di studiare all'interno del framework teorico che prima ho ricordato, che è quello delle teorie del circuito monetario, su cui nel corso avremo modo di tornare quando affronteremo i vari approcci teorici che nella contemporaneità si cimentano sul tema della efficacia delle politiche fiscali. Ma cedo quindi subito la parola alla dottoressa Rosa Canelli, che sono veramente molto felice di avere ospite all'interno del mio corso. Grazie mille per la presentazione. Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto volevo ringraziarti per questo invito e quindi per la possibilità di condividere con voi il lavoro che ho sviluppato, come ricordavi, con Giuseppe Fontana.
Riccardo De Alfonso e Marco Veronese Pastarella. Il titolo dello studio è l'efficacia del Next Generation EU per la ripresa dell'economia italiana. È un lavoro che è stato recentemente pubblicato su Economia e Politica e oggi in questa presentazione io cercherò di spiegare un po' l'obiettivo del lavoro, dare il senso del lavoro e spiegherò un po' i risultati del nostro studio, rinviando chiaramente all'articolo su Economia e Politica e anche all'articolo pubblicato sulla Review of Political Economy, che si occupa in maniera un po' più ampia del tema. Quindi brevemente sulla prossima slide, sulla struttura della presentazione. Quindi l'obiettivo principale di questo lavoro è sostanzialmente analizzare l'impatto delle politiche di contrasto alla crisi che sono state adottate subito dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, quindi sia a livello comunitario sia a livello nazionale. Quindi prenderemo in considerazione il Next Generation EU insieme alle misure monetarie implementate dalla Banca Centrale Europea e insieme allo sforzo posto in essere dalla politica fiscale nazionale. E nel nostro lavoro noi valutiamo l'impatto di queste misure sull'economia italiana con una particolare attenzione alle principali variabili macroeconomiche, quindi in riferimento al PIL, all'occupazione e alla finanza pubblica. Il lavoro si basa su un modello di coerenza stock-flussi che ci consente di analizzare l'efficacia di queste politiche proprio sull'economia italiana. Il lavoro, come vi dicevo, rinvia all'articolo pubblicato su ROP, dove noi abbiamo effettuato un'analisi di scenario molto più complessa. Invece nell'articolo che proponiamo per Economia e Politica, so che il professore ha già fatto circolare l'articolo, noi valutiamo il potenziale impatto sull'economia italiana derivante dalla implementazione di una politica di stimolo fiscale alternativa. La crisi legata alla pandemia da Covid-19, sappiamo bene che ha avuto una serie di ripercussioni a livello globale. Questo viene evidenziato dai principali indicatori economici che, come sapete, segnalano una caduta dell'attività economica globale senza precedenti, con un crollo del PIL che si attesta intorno al meno 4%. Diciamo però che l'analisi del contesto attuale ci dà la possibilità di formulare una riflessione un po' più ampia e di comprendere che questa crisi, in primo luogo, si configura come una crisi diversa rispetto alle crisi precedenti. Fin dall'inizio la crisi si è configurata come uno shock economico sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, ma soprattutto ci troviamo di fronte ad una crisi che impone, per quanto mi riguarda, un ripensamento dell'attuale assetto economico, dell'assetto finanziario e dell'assetto sociale ed impone una riflessione profonda sulle politiche economiche che sono state adottate nel corso degli ultimi anni e quindi chiaramente impone una riflessione sui cambiamenti che dovrebbero essere implementati di conseguenza. In un certo senso direi che c'è stata una sorta di inversione di tendenza. Ricordate, a partire dal marzo dello scorso anno sono stati adottati degli interventi che in sostanza si allontanano dalla politica di austerità che ha caratterizzato gli scorsi anni, soprattutto gli anni successivi alla crisi del 2007-2008. E infatti, a differenza di quanto è accaduto con la crisi finanziaria del 2007-2008, durante l'ultimo anno le autorità monetarie e le autorità fiscali hanno in un certo senso cercato di limitare l'impatto economico negativo della pandemia sulle economie e hanno cercato di limitare questo impatto negativo attraverso l'adozione di una serie di politiche espansive. Quali sono queste politiche espansive che sono state adottate sia a livello comunitario sia a livello nazionale? Nella prossima slide. Ok.
Allora, innanzitutto dobbiamo prendere in considerazione il ruolo svolto dalla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, a partire dallo scorso marzo, ha mantenuto basso il tasso di sconto e in particolare ha lanciato il cosiddetto PEP, cioè un programma di acquisto di titoli pubblici e di titoli privati all'interno dell'eurosistema. Che cos'è il PEP? Il PEP è un programma a carattere temporaneo che ha l'obiettivo di contrastare, nelle parole della Banca Centrale Europea, i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e i rischi per le prospettive di crescita che sono legate alla diffusione del coronavirus. Inizialmente il programma prevedeva acquisti di titoli pubblici e privati per un ammontare di 750 miliardi, acquisti che dovevano essere effettuati per tutto il 2020. Successivamente, nell'estate del 2020, la dotazione del PEP è stata ampliata di altri 600 miliardi di euro e è stato esteso l'orizzonte temporale degli acquisti che dovevano essere completati entro il giugno di quest'anno, del 2021. A dicembre del 2020, però, chiaramente di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria, la dotazione del PEP è stata incrementata ulteriormente ed è stata incrementata di ulteriori 500 miliardi, che hanno portato quindi l'importo complessivo del PEP a 1.850 miliardi di euro. E questo programma, quindi, dovrebbe essere completato entro la fine di marzo dell'anno prossimo, quindi del 2022. Chiaramente questa rimodulazione degli strumenti di politica monetaria che sono stati implementati dalla Banca Centrale Europea ha l'obiettivo di garantire delle condizioni di finanziamento favorevoli durante tutto il periodo di crisi e ha l'obiettivo quindi di contrastare o quantomeno mitigare le ricadute della pandemia sulle prospettive di crescita dell'Eurozona. Un aspetto importante da sottolineare è che il programma di acquisti non è strettamente vincolato ai dati relativi alla popolazione e al PIL degli Stati membri, quindi non è strettamente vincolato a quello che si chiama il capital key, che sostanzialmente è un criterio che stabilisce che la banca centrale può acquistare debiti sovrani ma solo in proporzione alla quota che ogni paese detiene nell'azionariato della banca centrale stessa. Quindi all'Italia, che ha un capital key di circa il 13%, dovrebbe essere riservato il 13% degli acquisti di titoli di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Però sappiamo che sul totale complessivo del PEP l'acquisto di titoli italiani rappresenta circa il 17%. Accanto a questo programma, che insomma, accanto alle politiche monetarie poste in essere dalla Banca Centrale Europea, si sono aggiunte le iniziative dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo, infatti, ha approvato un piano per la ripresa dell'Unione Europea e il Next Generation EU rappresenta proprio il fulcro del pacchetto di interventi pianificato dall'Unione Europea per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia da coronavirus. L'obiettivo di questo programma è quello di costruire un'Europa più ecologica, un'Europa più digitale, un'Europa resiliente, e nel dettaglio il Next Generation EU ammonta a circa 750 miliardi di euro. Questi 750 miliardi di euro sono divisi in prestiti e sovvenzioni a tutti gli Stati membri, ed in particolare i prestiti ammontano a 360 miliardi, mentre le sovvenzioni a 390 miliardi di euro. Quindi chiaramente il Next Generation EU sarà finanziato attraverso l'emissione di titoli europei durante il periodo di bilancio che va dal 2021 al 2027. Al momento saprete che gli Stati membri stanno preparando i loro piani di ripresa e resilienza, e questi piani daranno loro diritto a ricevere i fondi del Next Generation EU. Altre misure previste dall'Unione Europea sono rappresentate dal cosiddetto SURE,
che è lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza. E sostanzialmente l'obiettivo di questo strumento è quello di proteggere i posti di lavoro, quindi tutelare i lavoratori dal rischio di disoccupazione e dal rischio di perdita del reddito, e quello di finanziare, ad esempio, regimi di riduzione dell'orario lavorativo, oppure delle misure analoghe, o finanziare la cassa integrazione. Ancora, altri strumenti sono rappresentati dal Meccanismo Europeo di Stabilità, il famoso MES, e dagli strumenti della Banca Europea per gli Investimenti, che sostiene le imprese europee che sono state colpite dall'epidemia di coronavirus. Accanto a questi strumenti, un aspetto importante da ricordare è che c'è stata la sospensione del patto di stabilità e crescita e di tutti i vincoli istituzionali di bilancio legati al patto di stabilità e crescita. Questa sospensione è stata importante perché ha consentito ai governi nazionali di adottare ulteriori misure fiscali espansive, diciamo straordinarie, anche a livello nazionale. Recentemente avrete sentito che il patto di stabilità e crescita è stato sospeso per tutto il 2022. E in realtà su questo punto, sul dibattito sul patto di stabilità, in particolare sul dibattito in merito alla revisione e alla modifica del patto di stabilità, ci sono state sempre delle posizioni molto accese e contrastanti. Ma nell'ultimo anno questo dibattito si è intensificato sempre di più e ha fatto emergere la volontà di molti stati, molti paesi europei, di escludere l'eventualità di tornare allo stesso patto di stabilità e crescita, soprattutto gli stessi parametri che hanno regolato la politica di bilancio degli stati membri fino allo scorso anno. Al momento le autorità europee diciamo che ritengono che non ci sia una necessità urgente di ridurre il livello del debito pubblico, quindi anche qui una sorta di inversione di tendenza, no? Di cui vi parlavo prima, perché le autorità europee ritengono che al momento il costo del finanziamento del debito sia particolarmente basso per gli stati membri, che i tassi di interesse siano bassi o addirittura negativi, e quindi gli stati membri devono approfittare di questo contesto favorevole, devono puntare alla crescita attraverso gli investimenti e attraverso le riforme adeguate. Quindi questo diciamo che è un po' il quadro a livello comunitario. Cosa succede invece in Italia? Che cosa si è verificato in Italia? Nella prossima slide. Ok, quindi l'Italia, sappiamo, è stato uno dei paesi più colpiti in termini di contagio, in termini di decessi, soprattutto nella prima parte, diciamo, nella prima fase della pandemia. E per far fronte all'emergenza coronavirus sono state adottate a livello nazionale numerose misure straordinarie con l'obiettivo di prevenire e arginare gli effetti negativi sul sistema economico. Chiaramente si tratta di provvedimenti di urgenza e di provvedimenti che sono stati emanati a partire dal mese di marzo dello scorso anno. Quindi l'Italia ha intrapreso delle politiche espansive a sostegno delle imprese, a sostegno dei lavoratori e a sostegno delle famiglie, e queste politiche espansive chiaramente si sono concretizzate in una maggiore spesa pubblica in una minore tassazione. Quindi ricorderete che si sono susseguiti tutta una serie di decreti legge, il decreto Cura Italia, il decreto liquidità, il decreto rilancio, il decreto ristori, credo che siamo arrivati almeno al quarto decreto ristori. Sono stati erogati anche dei fondi, una serie di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito delle riduzioni in termini delle imprese che hanno sostenuto riduzioni in termini di fatturato. Ma ciò che è importante sottolineare è che alla fine del 2019, quindi prima della crisi da Covid-19, l'Italia non aveva ancora recuperato il livello del PIL precedente alla crisi del 2007-2008. Chiaramente l'adozione di queste misure nazionali ha generato
un aumento del rapporto debito pubblico-PIL. Questo si è verificato in Italia, ma si è verificato anche in altri paesi europei. Ed in particolare, in seguito alle misure fiscali che sono state adottate in Italia, i dati rilasciati dall'Ufficio parlamentare di bilancio confermano proprio che il deficit di bilancio è aumentato di circa 108 miliardi di euro nel 2020 rispetto a quanto era previsto dalla legge di bilancio, e quindi ci troviamo in una situazione caratterizzata da un rapporto deficit-PIL superiore al 10% e un rapporto debito pubblico-PIL che è vicino al 160%. Prima ho cercato di fare una sorta di panoramica delle misure adottate a livello europeo. Ebbene, dalle misure dell'Unione Europea, l'Italia riceverà circa 205 miliardi di euro attraverso lo strumento del Next Generation EU, e in particolare i fondi del Next Generation EU disponibili per l'Italia dovrebbero essere circa 127,6 miliardi di euro in prestiti e 77,4 miliardi di euro in sovvenzioni. Attualmente è ancora incerto l'utilizzo del MES e delle misure della Banca Europea per gli investimenti da parte dell'Italia, chiaramente, però per quanto riguarda le altre misure, ad esempio nell'ambito delle misure SURE, il Consiglio Europeo ha già approvato 27,4 miliardi di euro in prestiti all'Italia e ha anche già erogato circa 16,5 miliardi di euro nel corso del 2020, quindi la restante parte verrà stanziata entro la fine del 2022. Per quanto riguarda il PEP, invece, l'intervento posto in essere dalla Banca Centrale Europea ha ridotto i costi di rifinanziamento del debito pubblico italiano, che a fine del 2020 registrava ancora uno spread di circa 110 punti rispetto ai titoli decennali tedeschi. Quindi, fatta questa premessa e individuato un po' il contesto di riferimento in cui noi ci muoviamo, passiamo all'obiettivo del lavoro e alla metodologia nella prossima slide. Bene, l'obiettivo, come vi dicevo prima, è quello di analizzare l'impatto sull'economia italiana delle politiche implementate dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi da Covid-19. Per quanto riguarda la metodologia, il lavoro si basa su una metodologia di coerenza stock-flussi. Cercherò di dare le informazioni, essenziali. Si tratta sostanzialmente di un approccio molto versatile che viene utilizzato per effettuare analisi di scenario di breve e medio periodo, e viene utilizzato prevalentemente da macroeconomisti, se così voglio dire, critici. In realtà si tratta di un metodo di modellizzazione macroeconomica che affonda le sue radici nel paradigma economico post-keynesiano. Però, come vi dicevo prima, è uno strumento molto flessibile che si presta ad essere applicato anche a posizioni teoriche differenti. Ebbene, questa metodologia è diventata oggetto di un crescente interesse da parte della letteratura internazionale, essenzialmente per due ragioni fondamentali. La prima ragione è una ragione accademica, ecco, nel senso che è legata alla pubblicazione del manuale di Winnie Godley e Marc Lavoie nel 2007, manuale che tuttora rappresenta un punto di riferimento importante per la formalizzazione di questo approccio. E la seconda ragione è legata invece a questioni di policy e soprattutto è legata allo scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008. Crisi finanziaria che ha mostrato in un certo senso le carenze dei modelli tradizionali. E infatti, dopo la crisi del 2007-2008, la letteratura internazionale ha mostrato un interesse sempre maggiore nell'adottare l'approccio SFC alla macroeconomia,
Perché? Perché sono stati riconosciuti i vantaggi di questo modello sviluppato da Godley e da Godley formalizzato poi da Godley e Lavoie nel fornire proiezioni realistiche ed accurate rispetto invece al quadro, diciamo, quadro teorico tradizionale, al quadro teorico standard utilizzato prevalentemente dalle banche centrali e dai responsabili della politica economica, ed è stata riconosciuta a questi modelli la capacità di cogliere per tempo gli squilibri macroeconomici che poi generano le crisi. Il punto di forza di questo approccio è, come dire, la sistematica integrazione dell'analisi dei mercati dei beni con quella dei mercati finanziari, quindi è un approccio che presta particolare attenzione al lato monetario e finanziario del sistema e alle interazioni con l'economia reale, quindi consente di analizzare le interdipendenze che collegano i bilanci dei diversi settori istituzionali alle transazioni reali. Prossima slide. I modelli di coerenza stock-flussi si fondano su una solida contabilità macrosociale, in cui vengono sostanzialmente presi in considerazione i nessi stock-flussi. Questi nessi stock-flussi vengono poi integrati con delle matrici intersettoriali che garantiscono la coerenza logica del modello e quindi ci consentono di far luce sulle relazioni tra i settori economici e tra le classi sociali. Giusto per dare un'idea, diciamo, in merito ai passaggi, ecco, che portano alla formalizzazione del modello, potremmo dire che il modello SFC è costruito attraverso alcuni step fondamentali. Allora, innanzitutto l'approccio, come vi dicevo, si basa su una struttura contabile. Questa struttura contabile viene predisposta attraverso la costruzione di due matrici. Abbiamo la matrice dei bilanci e la matrice delle transazioni economiche. La matrice delle transazioni economiche presenta tutti i principali flussi monetari che avvengono in un determinato periodo all'interno di un sistema economico. Quindi flussi monetari. La matrice dei bilanci invece comprende l'allocazione del capitale reale e delle attività finanziarie tra i diversi settori istituzionali. A partire da questa struttura, quindi a partire da queste due matrici, si derivano le identità macroeconomiche e si vanno a definire le funzioni e le relazioni comportamentali tra le variabili macroeconomiche. Questo avviene attraverso un sistema di equazioni. Successivamente, questo sistema di equazioni, che in sostanza cattura il nostro sistema economico, viene utilizzato per effettuare delle analisi di scenario e a questo scopo vengono utilizzati dei programmi di simulazione. Questi programmi di simulazione consentono di verificare diciamo, la reazione delle variabili endogene in seguito ad uno shock sulle variabili esogene o sui parametri del nostro modello. Nel nostro caso, il nostro modello è stato codificato ed è stato calibrato utilizzando un pacchetto del software R. Questo pacchetto si chiama BIMEZ, che consente appunto di stimare e di simulare modelli ed equazioni simultanee. BIMEZ è un software sviluppato dai ricercatori della Banca d'Italia di cui noi ci siamo serviti. Per il modello noi abbiamo utilizzato i dati dell'Eurostat, in particolare serie storiche annuali che coprono un arco temporale che va dal 1995 al 2019. Prima vi dicevo che questa metodologia consente di analizzare le interdipendenze tra i diversi settori istituzionali. Ebbene, nel nostro modello il sistema economico viene diviso in sei macrosettori. Abbiamo le imprese, abbiamo le banche, la banca centrale, il governo e le famiglie, chiaramente, e il settore estero. La prossima slide.
Ok. Bene, quali sono invece le ipotesi formulate nel lavoro? Allora, il modello sostanzialmente ingloba da un lato gli effetti economici prodotti dalla crisi da Covid-19 sull'economia italiana nel corso del 2020 e questi effetti vengono chiamati fattori economici. Dall'altro lato abbiamo considerato anche i fattori di policy, abbiamo considerato la risposta politica che è stata adottata dalle autorità governative per contrastare, per mitigare gli effetti negativi della pandemia. E questa risposta da parte delle autorità governative rappresenta i fattori di policy che vengono considerati all'interno del nostro modello. Quindi i fattori economici catturano gli effetti diretti che derivano dalla crisi da Covid-19, quindi misurano tutte le variazioni che si sono registrate in termini di forza lavoro, in termini di prodotto per dipendente e in termini di PIL dei partner commerciali, misurate come variazione rispetto al 2019. I fattori di policy, invece, catturano gli interventi che sono stati posti in essere per fronteggiare questa crisi da Covid-19 e quindi facciamo riferimento a tutte le misure fiscali introdotte dal governo italiano, alle misure introdotte dalle autorità dell'Unione Europea e alle misure monetarie che sono state adottate dalla Banca Centrale Europea. Quindi il modello considera la riduzione del gettito fiscale e la spesa pubblica aggiuntiva che è stata effettuata dal governo italiano nel corso del 2020, considera il programma di acquisti di attività poste in essere dalla Banca Centrale Europea, quindi il PEP, e chiaramente considera anche la riduzione del tasso di interesse medio sui titoli di Stato italiani, e chiaramente ingloba anche le misure che sono state adottate in sede europea, che ho menzionato prima, e quindi in sostanza il modello considera il flusso di prestiti e il flusso di sovvenzioni all'Italia da parte dell'Unione Europea, quindi sostanzialmente il Next Generation EU e lo strumento SURE. Bene, qui in realtà bisogna fare un chiarimento, cioè bisogna chiarire che il flusso di sovvenzioni, che è incluso all'interno, chiaramente all'interno del modello, viene considerato al netto dei contributi versati dall'Italia al bilancio dell'Unione Europea, contributi che per l'appunto vanno a finanziare la creazione del fondo Next Generation EU. Quindi i prestiti previsti dal Next Generation EU e i prestiti previsti dallo SURE e le sovvenzioni del Next Generation EU rappresentano l'ammontare di risorse erogate dall'Unione Europea e che sono a disposizione dell'Italia nel periodo 2021-2025. Ora, per quanto riguarda la distribuzione dei flussi, noi abbiamo lavorato sui criteri di assegnazione fissati dal governo italiano nella NADEF, sì, nella NADEF, perché in questo documento, in pratica, il governo ha predisposto una sorta di prospetto che distribuisce le risorse annualmente tra il 2021 e il 2025. Quindi l'analisi si basa sulle ipotesi formulate dal governo italiano nella NADEF per un importo complessivo di 205 miliardi di euro. Come vi dicevo prima, quindi questi 205 miliardi di euro disponibili per l'Italia durante l'intero periodo dovrebbero essere circa 127,6 miliardi di euro in prestiti e 77,4 miliardi di euro in sovvenzioni. In realtà, diciamo che al di là della tabella della NADEF, ad oggi noi sappiamo molto poco in merito all'utilizzo dei fondi, quindi per quanto riguarda la composizione della spesa, la destinazione degli investimenti o se avranno carattere aggiuntivo o sostitutivo. Quindi soltanto il documento della NADEF, diciamo, fornisce delle informazioni un po' più dettagliate in merito.
Chiaramente un altro aspetto da sottolineare è che le due tipologie di risorse hanno chiaramente un impatto diverso sul debito pubblico. Perché? Perché i prestiti determinano ovviamente un pari aumento del debito pubblico, i prestiti del Next Generation EU dovranno essere completamente rimborsati, quindi l'Italia dovrà rimborsare un ammontare pari a 127 miliardi di euro circa, mentre le sovvenzioni non devono essere rimborsate. Le sovvenzioni ammontano a 77 miliardi di euro, però l'Italia, come ogni paese membro dell'Unione Europea, deve contribuire alla creazione del fondo da cui provengono le sovvenzioni del Next Generation EU. E quindi soltanto i contributi, diciamo, per la creazione del fondo sovvenzioni del Next Generation EU da parte dell'Italia creano ovviamente un corrispondente aumento del debito pubblico italiano, e che è intorno al 12% delle sovvenzioni. Ora, seguendo le ipotesi formulate nella NADEF dal governo italiano, la previsione per il periodo 2020-2025 del nostro modello viene costruita partendo dal presupposto che soltanto il 70% delle risorse del Next Generation EU, quindi dei prestiti e delle sovvenzioni, verrà convertito in spesa aggiuntiva. Quindi soltanto il 30% rappresenta una spesa aggiuntiva, il restante 30% invece sarà utilizzato per finanziare progetti precedentemente pianificati. Quindi questi fattori economici e i fattori politici che abbiamo appena visto vanno ad identificare la previsione base del nostro modello per il 2020-2025, quindi identificano la nostra baseline. Nella slide successiva sono riportati, insomma, la slide sintetizza sostanzialmente quanto detto e mostra appunto i fattori economici e alcuni fattori di policy che sono considerati all'interno del modello. Per quanto riguarda, passiamo invece alla slide successiva con le stime del modello. Allora, innanzitutto bisogna dire che i risultati del nostro modello, del modello SFC, sono in linea con le rilevazioni più recenti che sono state rilasciate dall'Istat. In particolare il nostro modello stima per il 2020 una contrazione del PIL pari al 9,1% e un aumento, poi lo vedremo nella prossima slide, ma per adesso ci manteniamo su questa. Il modello stima un aumento del rapporto debito pubblico PIL pari al 155,5%, mentre per il 2021 la stima del modello è di un rimbalzo del PIL del 2,9%, con un rapporto debito pubblico-PIL che scende temporaneamente intorno al 154,6%. Guardiamo le due figure. Allora, insomma, l'analisi di queste figure ci consente di analizzare appunto l'andamento di alcune variabili macroeconomiche riferite all'economia italiana nel periodo che va dal 1995 al 2025. Allora, vedete, la linea nera rappresenta la previsione di base del nostro modello, la nostra baseline. E che cosa ci dice? Questa baseline presenta il trend sperimentato da ciascuna variabile per il periodo 1995-2019, quindi prima della pandemia, e poi mostra, sempre la linea nera, mostra le previsioni del modello per il periodo che va dal 2020 al 2025, quindi tutta la zona d'ombra che voi vedete nella figura. Chiaramente le previsioni per il periodo 2020
2025 includono i fattori economici e i fattori di policy di cui abbiamo parlato prima, quindi includono gli effetti economici negativi prodotti dalla crisi da Covid-19 sull'economia italiana e inglobano anche la graduale risposta politica del governo italiano, quindi in termini di spesa pubblica aggiuntiva e tagli fiscali, inglobano le misure adottate dalla Banca Centrale Europea, principalmente il PEP, e inglobano chiaramente i fondi del Next Generation EU. La linea tratteggiata invece, sempre nera, mostra invece le previsioni pre-shock. Che cosa significa? Mostra quello che si sarebbe verificato in assenza di crisi da Covid-19. Quindi, come vi dicevo, le previsioni sono in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali, che prevedono un crollo del PIL per il 2020 che oscilla tra l'8,9% che è previsto dall'Istat e il 9,9% che è previsto dalla Commissione europea, mentre per il 2021 è previsto un rimbalzo del PIL che va dal 2,3% previsto sempre dall'Istat e il 6% previsto dal governo italiano. Nell'articolo potete trovare una tabella riassuntiva con tutte le stime. Quindi guardiamo sempre questa slide con queste variabili. Quindi vedete il PIL a sinistra, nella figura a sinistra, la dinamica del PIL è al di sotto del livello del 2007, che è in corrispondenza del picco, ed è anche lontano dal livello pre-pandemia registrato nel 2019. Per quanto riguarda invece l'occupazione nella figura a destra, vedete dopo un forte calo nel 2020, il livello dell'occupazione torna al valore pre-Covid-19 solo nel 2025. Nella slide successiva invece, quella precedente, ok, quindi qui nelle due figure in alto abbiamo la finanza pubblica, quindi come mostrato da queste due figure, sia il rapporto debito pubblico PIL sia il rapporto deficit pubblico PIL, vedete, sono al di sopra dei valori precedenti al Covid-19 e vedete che l'evoluzione del rapporto debito PIL, che è la slide, insomma la figura a destra, mostra diciamo un andamento abbastanza interessante. Perché? Perché nonostante la riduzione del rapporto debito PIL che è associata al rimbalzo del 2021-2022 e nonostante l'eurosistema detenga una quota rilevante di debito pubblico, il rapporto debito pubblico PIL continua ad aumentare dopo il 2020. E questo chiaramente innesca una dinamica insostenibile per il sistema economico italiano. La slide, cioè la figura in basso a destra, invece, mostra proprio l'ammontare del debito italiano detenuto dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia, come vi dicevo prima, quando vi spiegavo insomma l'andamento del debito pubblico PIL. Quindi, diciamo, in generale, osservando queste dinamiche, noi possiamo dire che nonostante gli sforzi posti in essere dal governo nazionale italiano, nonostante gli sforzi della Banca Centrale Europea e delle autorità europee, queste dinamiche ci fanno comprendere che il Next Generation EU non è in grado di fronteggiare gli impatti negativi che sono prodotti dalla crisi Covid-19 sull'economia italiana. Abbiamo visto prima l'andamento del PIL che non riesce a raggiungere i valori precedenti alla pandemia da Covid-19 nel medio periodo e ricordiamo anche che il valore del 2019 era comunque un valore al di sotto dei valori pre-crisi 2007-2008, quindi era comunque un valore particolarmente basso e lo stesso discorso per quanto riguarda il rapporto debito pubblico PIL che si attesta
su livelli piuttosto elevati e soprattutto poco sostenibili. Quindi di fronte a questo risultato abbiamo effettuato tutta una serie di simulazioni. Le tre slide successive in realtà riportano i risultati degli esercizi di simulazione che noi abbiamo effettuato e sono pubblicati, diciamo, nell'articolo sulla Review of Political Economy. Magari possiamo dare uno sguardo alle figure dopo, se siete interessati. In ogni caso, vi dicevo, sono estrapolate proprio dall'articolo pubblicato su ROP. Mi vorrei invece concentrare sulla simulazione definita Back to Trend. Dovrebbe essere la slide 14, se non sbaglio. Esatto. Ok, si tratta di una politica espansiva alternativa. Quindi questo scenario sostanzialmente si concretizza in un esperimento che consente di individuare le risorse di cui l'Italia avrebbe bisogno per riagganciare il trend di crescita pre-pandemia. Quindi abbiamo utilizzato, diciamo, un approccio controfattuale. E che cosa è emerso da questo esperimento? Quindi l'analisi dello scenario Back to Trend mostra che l'Italia raggiungerebbe il livello pre-Covid-19 se le risorse del Next Generation EU, chiaramente per l'Italia, fossero incrementate del 25%. Quindi nel dettaglio quali sono le ipotesi che noi formuliamo per questo shock, per questo scenario. Noi ipotizziamo che le risorse aggiuntive vengano completamente finanziate dalle autorità dell'Unione Europea. Ipotizziamo che tutte le risorse siano convertite in sovvenzioni, quindi anche i prestiti, quindi la conversione anche dei prestiti in sovvenzioni. Questo significa che non c'è alcun contributo da parte del governo italiano, quindi in questo modo le risorse aggiuntive del Next Generation EU non produrrebbero alcun impatto sul rapporto debito pubblico PIL dell'economia italiana, no? E ipotizziamo inoltre che tutte le risorse siano interamente convertite in nuova spesa da parte del governo italiano. Perché nello scenario precedente, anche nella baseline, noi sostanzialmente seguendo le ipotesi che vengono formulate dal governo, noi ipotizziamo un uso pari al 70% per nuova spesa. Quindi, in sostanza, quali sono queste ipotesi dello scenario back to trend? Un aumento del 25% delle risorse del Next Generation EU. Ipotizziamo che tutte le risorse, non solo il 25% in più, siano convertite in sovvenzioni. Pertanto ipotizziamo che non ci sia alcun contributo dovuto dall'Italia e che la percentuale di spesa del Next Generation EU sia pari al 100%. Chiaramente è ovvio che questo scenario implicherebbe una serie di cambiamenti politici significativi, no? Perché noi stiamo comunque ipotizzando assenza di contributi del governo italiano a fronte dei finanziamenti europei e perché ipotizziamo che anche la totalità delle risorse impiegate in nuovi progetti, quindi che ci sia una totale spesa, una spesa completa delle risorse che vengono erogate dall'Unione Europea all'Italia, che quindi queste risorse vengono spese tutte in nuovi progetti. E quindi noi in questo modo ci troviamo di fronte ad un nuovo scenario. Nella slide successiva. Ok, quindi come prima la linea continua nera. Rappresenta la nostra baseline, la baseline del modello, mentre la linea tratteggiata nera mostra il trend pre-shock previsto per ciascuna variabile, quindi in assenza della crisi Covid-19, e la linea tratteggiata viola invece indica le previsioni
i risultati, insomma l'output di questo scenario, e vedete che questa volta l'impatto è particolarmente positivo per il PIL, è positivo per l'occupazione, poi vedremo anche per le finanze pubbliche. Vedete il PIL e l'occupazione, quindi facciamo riferimento alla linea viola, entrambe le variabili intraprendono un trend ascendente e quindi registrano dei valori che si collocano al di sopra della baseline del nostro modello rappresentata dalla linea nera. Nell'altra slide invece la risoluzione non è il massimo, però spero che insomma nell'articolo su economia e politica la risoluzione sia migliore. In questa slide vedete che il rapporto debito pubblico PIL, che è la figura esatto, in alto a destra, questo rapporto diminuisce in modo significativo spostandosi verso il livello pre-Covid-19, mentre il rapporto deficit pubblico-PIL mostra diciamo, una tendenza simile e lo stesso si verifica per il tasso di interesse medio sui titoli di Stato che ritorna al di sotto del livello pre-Covid-19, prima del 2025. Quindi, diciamo, quali sono le conclusioni che noi possiamo trarre da questo lavoro? Che cosa emerge da questo lavoro? Sicuramente le politiche interne, le politiche adottate dal governo nazionale e le politiche dell'Unione Europea rappresentano delle misure di emergenza molto importanti che sono state adottate appunto in emergenza per contrastare il crollo del PIL, contrastare il crollo dell'occupazione che è stato registrato in Italia a partire dallo scorso marzo-aprile e anche per contenere chiaramente, per ritardare in un certo senso un ulteriore aumento del rapporto debito pubblico-PIL. Chiaramente le politiche interne e le politiche dell'Unione Europea non sono sufficienti e quindi non riporteranno né le finanze pubbliche né il PIL né l'occupazione a livelli pre-Covid-19. E inoltre non sono sufficienti a spingere questi stessi indicatori verso dei livelli più sostenibili nel lungo termine. Quindi di fronte a questo risultato abbiamo effettuato una serie di analisi di scenario e l'analisi che ho proposto oggi in questa presentazione prende il nome proprio di Back to Trend e questo scenario prevede una espansione del 25% dei fondi del Next Generation EU, interamente finanziati dalle autorità europee e interamente spesi dal governo italiano. E come avete visto, questo intervento avrebbe un notevole impatto positivo non solo sul PIL e sulla occupazione, ma anche sulle finanze pubbliche. Quindi questo scenario mostra sostanzialmente che esiste un'alternativa e che le autorità monetarie e le autorità fiscali avrebbero il potere di spostare l'economia italiana verso un percorso di crescita sostenibile con risultati positivi sia per l'occupazione sia per le finanze pubbliche. L'ultima slide che ho inserito nella presentazione rappresenta. Ecco, anche qui la risoluzione non è il massimo, però la slide mostra sostanzialmente, questa slide mostravo la validazione del modello per dirvi che il modello replica bene l'andamento dell'economia italiana, vedete la linea continua, rappresenta l'andamento di alcune variabili economiche macroeconomiche osservate, mentre la linea tratteggiata rappresenta quello che viene simulato dal nostro modello e vedete che il modello riesce comunque a catturare l'andamento
delle variabili, chiaramente perde alcuni aspetti oppure li cattura con ritardo, insomma, alcune dinamiche, però nel complesso il modello può essere ritenuto, insomma, soddisfacente. Io mi fermo qui e vi ringrazio, insomma, per la vostra attenzione e se ci sono domande sono... Intanto io ti ringrazio, sei stata molto chiara. E... Grazie, spero. L'argomento non è, insomma, è un po' complesso, quindi spero di essere stata chiara e semplice nell'esposizione. È stata molto chiara e molto efficace, ti faccio i miei complimenti. E, il tema è, a mio avviso, di grande interesse e il lavoro che avete sviluppato rappresenta dal mio punto di vista un ottimo punto di partenza per poter confrontarsi. Il metodo utilizzato è, anche qui a mio avviso, uno dei metodi più corretti per approcciarsi all'analisi di scenario e non è per nulla scontato, perché i metodi più sviluppati, i cosiddetti DSGE, spesso mancano proprio della coerenza fra fondi e flussi, che invece è il presupposto di questo approccio empirico che oggi abbiamo visto. Per cui sono molto curioso di conoscere gli ulteriori sviluppi dei lavori del gruppo di ricerca all'interno del quale tu ti collochi. Ricordo che a questo lavoro, oltre a Rosa Canelli, hanno lavorato il professor Riccardo Realfonso dell'Università del Sannio, che è anche il direttore della rivista Economia Politica, del cui comitato di redazione faccio parte anch'io, e che si sforza di divulgare i lavori scientifici che animano il dibattito di politica economica, soprattutto nel nostro paese, cercando di creare dibattito ulteriore e possibilmente nel modo più corretto e più pacato possibile, ma anche più fermo rispetto a, appunto, alla correttezza analitica e al riconoscimento che ci sono prospettive diverse e approcci diversi, perché presuppongono un tipo di ipotesi di partenza che vanno esplicitate e che rendono quindi molto importante essere chiari rispetto al framework teorico di studio. La rivista, come sapete, è open access e quindi vi invito a consultare i lavori che sono stati dedicati in questi anni alla crisi pandemica e all'analisi delle politiche pubbliche. A questo punto, oltre a ricordare gli altri due autori, che sono Giuseppe Fontana e Marco Veronese Passarella, chiedo a voi studenti se ci sono curiosità, domande o richieste di chiarimento ulteriore. Sì, prof, posso? Certamente. Sì. Sì, allora, proprio da primo acchito, quindi freddamente e di primo botto, l'analisi dove viene richiesta un'integrazione di intervento alla Banca Europea di Investimenti o comunque dell'Europa comporta di fatto, cioè facilita lo studio, però lo rende molto più difficile l'attuazione pratica, perché comporterebbe una serie di interventi di cambiamento di politiche all'interno dell'Europa, con i vari aspetti di rapporto di potere all'interno dell'Europa stessa. Cioè, non è, come dire, uno studio dove presuppone
dove si facilita, perché si chiede un maggior contributo a fondo perso al lato pratico, la risoluzione dei problemi. Meglio ancora, è uno studio, cioè sembrerebbe semplice il fatto, chiedendo più contributi alla facoltà, di risolvere meglio i problemi. In realtà invece è una difficoltà di ottenere maggiori contributi che crea più problemi. Non so se mi sono spiegato. Prego, Rosa. Sì, sì, no, certo, assolutamente un'osservazione giustissima, lo dicevo anche io poc'anzi, no? Si tratta di, chiaramente di un esperimento e questo, diciamo, questo intervento implicherebbe tutta una serie di cambiamenti politici importanti, come sosteneva il collega. In realtà all'interno dello studio noi abbiamo presentato tutta una serie di esperimenti, quindi vi invito magari a dare uno sguardo anche all'articolo pubblicato su ROPE, dove diciamo ci occupiamo in modo più ampio del tema. Chiaramente questo scenario back to trend è in realtà anche un po' provocatorio per cercare di smuovere un po' il dibattito e aprire degli scenari diversi anche a livello europeo. Non so, Rosa, vuoi commentare anche gli altri scenari, visto che siamo entrati un po' anche nel vivo di questa questione, oppure avevamo nelle slide 3. Sì, ci sono, sì, sostanzialmente avevamo abbiamo analizzato diversi casi, quindi c'è lo scenario All Grants che insomma trasforma, quindi diciamo in questo scenario noi ipotizziamo che anche qui tutti i fondi siano trasformati in sovvenzioni, quindi anche i prestiti siano trasformati in sovvenzioni. Abbiamo lo scenario invece All Grants, sì, nello scenario All Grants ipotizziamo un utilizzo delle risorse pari al 70%, così come viene diciamo indicato dal governo italiano. Nello scenario All Grants invece la linea rossa, noi ipotizziamo un utilizzo delle risorse pari al 100%, e poi abbiamo lo scenario Back to 2007, che è un altro diciamo esercizio, e quindi a un approccio controfattuale. Anche qui cioè, ci chiediamo qual è l'ammontare delle risorse necessario per riportare l'economia italiana ai livelli diciamo precedenti della crisi economica del 2007, del 2007-2008, e in questo caso l'ammontare delle risorse era individuato al 40%, se non vado, sto andando un po' a memoria, quindi 40% aggiuntivo dei fondi del Next Generation EU, e anche qui diciamo All Grants, quindi sovvenzioni, quindi nessun contributo da parte dell'Italia al bilancio comunitario. Quindi questi sono gli scenari che abbiamo preso. C'è anche lo scenario austerity. Sì, lo scenario austerity, una contrazione, insomma, significante. Significativa. Avete ipotizzato, prendendo in considerazione il modo tradizionale di impostare le politiche economiche, sì, da parte dell'Unione Europea, con i parametri legati al patto di stabilità e crescita pienamente operativi e senza l'operazione di copertura che caratterizza della Banca Centrale Europea, sì. Quando noi facciamo ragionamenti sul piano della politica economica, cerchiamo sempre di distinguere gli aspetti legati alla analisi economica da quelli che riguardano il contesto istituzionale.
E quindi è rilevante porsi il problema della praticabilità delle proposte di politica economica che emergono da uno studio come questo, in cui si contrappongono scenari diversi che dipendono da presupposti diversi, che riguardano gli obiettivi e gli strumenti, chiaramente. A diversi obiettivi corrispondono scenari diversi, a diversi strumenti corrispondono strumenti diversi. Il punto è che però noi siamo in un contesto istituzionale particolare, che è l'Unione Europea, e in particolar modo dentro l'Unione Europea, l'Unione Monetaria Europea. E gli obiettivi vengono stabiliti, o dovrebbero essere stabiliti, in modo coerente da questa struttura istituzionale. L'esercizio fatto dai colleghi e che oggi proponiamo è interessante per questo motivo, perché dato l'obiettivo fissato dalle istituzioni, beh, allora per raggiungerlo gli strumenti messi a punto in questo momento non sono sufficienti. Ora, noi potremmo approfondire ulteriormente il modello, cioè renderlo ancora più complesso. Vi dico due cose che credo interessino anche a Rossa Canelli e agli altri colleghi e che presuppongono un lavoro di ricerca e di collaborazione che io auspico nel tempo e che non è per nulla scontato e che non riguarda solamente gli accademici ma anche le stesse istituzioni governative o la Banca d'Italia. Un modello del genere potrebbe essere ancora più affidabile se invece di dare per fissi o comunque di trattare come parametri i valori relativi al settore estero, iniziassimo anche a modellare quello che accade nel settore estero, perché, come vedremo anche all'interno del corso, come sa benissimo anche Rosa, e come è stato anche messo in luce da alcuni articoli che sono stati pubblicati su riviste scientifiche e che sono stati anche ripresi nel dibattito interno alla rivista online Economia e Politica, i saldi della bilancia dei pagamenti possono fungere da vincoli sulla crescita economica. Quindi una situazione di dipendenza, come abbiamo iniziato a vedere studiando le differenze tra i valori dei moltiplicatori della spesa keynesiani in economia chiusa e in economia aperta, danno effetti diversi anche rispetto alle trasmissioni e all'efficacia delle politiche economiche espansive. L'altro tema importante, su cui forse dirà qualche cosa il nostro ospite di domani, che è Roberto Romano, è che all'interno di un'analisi stock flow consistent si potrebbe provare a fare un ulteriore esercizio incrementando i settori che vengono presi in considerazione e facendoli somigliare sempre più anche ai settori industriali più rilevanti, perché i meccanismi di trasmissione delle politiche economiche e quindi anche gli effetti moltiplicativi di una politica economica come Next Generation EU sono diversi a seconda delle caratteristiche dei settori industriali e quindi anche capire dove andranno i soldi del Next Generation EU a livello di settore industriale o anche suggerirlo potrebbe suggerire che vada non tanto distinguendoli a partire dagli obiettivi green o di ICT, ma dicendo guardate, è proprio questo insieme di imprese sul quale bisogna agire per massimizzare l'effetto moltiplicativo, potrebbe aiutarci ad individuare scenari ancora più attendibili, salvo il fatto che l'esercizio che vi ha mostrato oggi Rosa Canelli, soprattutto andando a guardare l'ultima slide, è ben calibrato. Che cosa significa che è ben calibrato? Che prendendo questa metodologia e replicandola su dati che già conosciamo, abbiamo degli scenari che
replicano bene i dati reali. Certo, questo è più vero nel caso di alcune variabili, per esempio il livello dei prezzi o per esempio il PIL nominale, ed è meno vero per quanto concerne il livello dell'occupazione, soprattutto il tasso di interesse sul debito pubblico medio. Considerando la attendibilità degli studi di scenario fondati su altri criteri metodologici, quello che penso si possa dire è che l'esercizio di la prova in termini di calibrazione viene superata brillantemente dal vostro esercizio. Chiedo a te, Rosa. Sì, certo, no, annuivo perché diciamo condivido insomma quello che dicevi. Sicuramente il modello può essere migliorato, ci sono tanti effetti che si sommano e quindi non è sempre facile, no, andare ad individuare tutti i meccanismi, quindi c'è bisogno di un ulteriore sforzo anche di collaborazione, ad esempio il modello Stock Flow Consistent per l'Italia è stato sviluppato anche da Gennaro Zezza e Francesco Zezza, che offrono un'analisi molto dettagliata del sistema italiano, quindi diciamo che la ricerca deve andare avanti su questo tema e c'è bisogno di una collaborazione per rendere il modello quanto più completo e complesso, in modo da rispecchiare quelle dinamiche che si verificano all'interno del sistema economico. Quello che credo si possa dire è che chiaramente rispetto all'ammontare di risorse da mettere a disposizione è probabile che ci siano degli aggiustamenti che potranno emergere da analisi ancora più dettagliate, ma io credo proprio che la direzione che avete intrapreso, che è quella di un ripensamento delle modalità attraverso le quali si mettono a disposizione le risorse e il fatto di illustrare come questa combinazione tra risorse date a prestito e risorse invece date come sovvenzioni, che è il frutto, sappiamo, di una mediazione politica, in realtà non conduce ai risultati, ripeto, sono obiettivi di politica economica posti dal punto di vista dell'Unione Monetaria Europea, o quantomeno, insomma, per essere ancora più corretti, dalla Commissione Europea, siano abbastanza verosimili. Ci sono ulteriori domande o ulteriori osservazioni da parte degli studenti? Bene, allora ridò la parola a Rosa per le conclusioni. O per i saluti. Per i saluti magari, sì. Vi ringrazio per questa opportunità di presentare il nostro lavoro. Spero avete trovato il lavoro interessante e di aver destato la curiosità nell'approfondire l'argomento. Vi lascio le slide e l'articolo, il link per l'articolo su Review of Political Economy per approfondire maggiormente il tema e vi ringrazio ancora per la vostra attenzione. Grazie a te e grazie Stefano. Porto anche i miei saluti a Riccardo De Alfonso, Giuseppe, certo, e Marco Veronese Passarella, e ancora grazie per il vostro contributo che spero possa far discutere non solo all'interno dell'Accademia, ma soprattutto all'interno delle istituzioni. Un caro saluto e ancora grazie.